Ciao! Cosa si intende per capriccio? I dizionari lo definiscono una voglia stravagante, perseguita con ostinazione e cocciutaggine. Ripensando alle nostre giornate, talvolta ci capita di comportarci così. In queste potenti parole del Vangelo emerge in primo luogo come Giovanni rappresenti, per Gesù, il più grande uomo mai esistito. Giovanni affascinava per la sua austerità, per la sua disciplina e la sua forza interiore. Gesù, d'altro canto, dà scandalo, perché è troppo gioioso in mezzo a quella gente tutta religiosa. Gesù esprime una correzione tagliente a quelle persone, li definisce i brontoloni, perché sono come i bambini che litigano in piazza, perché non sono mai contenti di nulla. Non sempre ci accorgiamo dei doni ricevuti, dimentichiamo che tutto è dono. Una volta un formatore disse ai suoi chierici: è necessario imparare a ringraziare per il bene ricevuto e per quello che ancora non abbiamo ricevuto. È importante imparare a distinguere tra bisogno e capriccio, ringraziando anche quando la vita ci sembra crudele. Il Santo Padre sovente ci sollecita a ringraziare e a chiedere scusa. Prova oggi, al termine della tua giornata, ad annotarti almeno 5 motivi per cui ringraziare il Signore. Potrai accorgerti un giorno che anche un no ricevuto potrà rivelarsi un suo regalo.